Siete amici da 35 anni, ma stasera è stata la prima volta in cui vi siete esibiti insieme. Dite la verità, è proprio andata così? Allora, per dirla tutta proprio così, no, però è un po' che ci stiamo lavorando, però è veramente da pochissimo che stiamo pensando di, come dire, di codificare un po' questa formula, tenendo sempre questa intenzione della sana improvvisazione, non dell'improvvisazione per l'improvvisazione, qualche effetto fisso, ma di scombinare molto i giochi, insomma, di non fare mai la stessa cosa. Se lei ti dice lasciati andare, ma tu sei appeso al cornicione. E se una mattina arrivi in anticipo al lavoro e pensi che culo, non ho trovato traffico, ma poi ti accorgi che è domenica. Se lei ti chiama dalla parte del pubblico si direbbe che sembrate fatti l'uno per l'altro. Beh, meno male che non si dicono che sembriamo solo fatti. C'è molto feeling, tra cui è facile trovare, diciamo, affiatamento, è facile trovare il modo di interagire. E molto nasce al momento, tantissimo. Poi ci sono dei quadri costruiti all'interno dei quali ci muoviamo con scrittura molto precisa. Il Papa a Rom e Sinti, non date modo di parlare male di voi, ridatemi l'orologio. Una pensosa poi. Il pubblico sottolineava alla fine dello spettacolo, si è respirato di nuovo l'atmosfera del cabaret. È un complimento che vi convince, che vi piace? Ma questo è un, facendo cose nostre, diciamo, un patrimonio, quello del cabaret, che ci è molto, molto, ci sta bene una sorta di attestato del genere, perché senza rimpiangere, non è la retorica di rispolverare vecchie cose, magari di suggerirne qualcuna, ma di assolutamente collocarle, e sono assolutamente collocabili ad oggi, cioè non c'è nostalgia, non c'è assolutamente nostalgia. Quindi io credo che abbiamo sentito un po' il cabaret sia una cosa che io ne vado insomma, mi fa molto piacere, fiero e orgoglioso, mai, perché l'orgoglio è un sentimento un po' pesante, ma contento sì, soddisfatto senz'altro. Poi quando il pubblico si sente, no? Si sente, e l'abbiamo sentito un po' da subito, cioè, però c'è stato un crescendo, e questa è un'altra cosa buonissima. Sulle spiagge italiane 714 rifiuti, pensate, è qualcosa... 714 rifiuti ogni 100 metri, ma prima o poi una che te la dà la trovi. Questa è un vabbè, adesso non è che tutto deve essere immediato. No, è bello suggerire. A volte ci deve essere un po' di anche... Lo spettacolo misuravate alcune battute, la loro capacità anche di far ridere. Che cosa, Flavio, dopo tanti anni di militanza, che cosa hai capito del ridere e del far ridere? Ma ho capito niente. È tutta una questione sempre che si valuta a posteriori. A priori sì, noi facciamo, posso parlare anche a nome di Alberto, noi facciamo quello che piace a noi, cioè se io dico una cosa, uso una battuta, è perché piace a me. Però non sempre è così, allora il gioco ci sta nell'andare a testare, nell'andare anche senza rete, no? Tante volte provare delle cose. Dopo il mestiere ti aiuta comunque a rigirare le cose in modo tale da farle funzionare a prescindere, cioè ci sono tanti giochi che si imparano a furia di stare sul palco, e insomma dopo tanti anni che facciamo questo mestiere i trucchi del lavoro li conosciamo. Però non è solo questo, è proprio il bello di dire quello che ci va di dire, è il bello di sperimentare, cioè a noi piace sperimentare. Niente ti sta nel nostro mestiere, di niente. Spesso e volentieri hai delle cose che funzionano e io dici, no, io faccio queste cose che funzionano, sono sicuro, e questo è sicuramente un dato che utilizziamo tutti. Però avere una possibilità di aprire uno spazio come quello che apriamo insieme, dove in realtà sì, facciamo delle cose che sappiamo che funzionano, eccetera, ma andiamo anche a vedere
mondi sconosciuti, cioè facciamo questo, sì, vediamo cosa viene fuori, perché ce lo siamo detti prima, cioè la scaletta l'abbiamo fatta 5 minuti prima di salire sul palco. E qui cosa facciamo? Vabbè, vediamo cosa ci viene fuori, vediamo cosa ci viene al momento. Abbiamo un canovaccio, che è un po' il vecchio stile della commedia dell'arte, se vuoi. No, la commedia dell'arte funzionava così, c'era un canovaccio e poi i personaggi improvvisavano quel canovaccio, la storia era fissata. Il racconto che volevamo fare era fissato, però come raccontarlo? C'è fra la strategia e la tattica come nel gioco degli scacchi. La strategia è il piano generale, la tattica è poi come vai a metterla in pratica, e la tattica nasce al momento. La strategia è fissata. Meglio bastardi, meglio bastardi che mai. Meglio bastardi che mai. C'era un terzo elemento sul palco, oltre a Flavio e a Alberto c'era la musica che avete suonato ma che è diventata anche uno strumento di comicità. Certo, e questo è non per affermare una territorialità, ma era una peculiarità proprio del cabaret che si faceva a Milano, mutuato un po' dai francesi, eccetera, dove la componente musicale addirittura in cabaret, diciamo negli anni in cui il cabaret non era omologato a spettacolo comico ma aveva una sua attrattiva molto specifica, c'erano interpreti, personaggi, persone che facevano solo musica, si esprimevano tramite la canzone umoristica, la canzone ironica, la canzone satirica. Ecco perché cerchiamo sempre di svisare, noi non facciamo mai la stessa cosa. Anche la canzone in realtà, cioè, ma la componente musicale a Milano era molto forte, tant'è che io lo racconto, approcciandomi al cabaret, ho detto, caspita, se tutti vanno in quella direzione, io suoni chiavo, no? Allora suoni chiavo e scribacchiavo, non posso dire suonavo e scrivevo perché sono verbi un po' importanti, però mi piaceva molto la componente musicale e io ho tolto canzoni, cosa che sto recuperando adesso e stiamo recuperando anche insieme con Flavio e con altri spettacoli che singolarmente stiamo facendo, la musica molto più, io ho detto, se tutti vanno in quella direzione, io che sto cercando di organizzare una partenza intelligente trovo già coda in garage, non per snobismo, ma è meglio togliere canzoni, e mi sono, come dire, sintonizzato sul tratto satirico che a quei tempi nel cabaret a Milano non era molto praticato. C'era satira, ma non direttamente legata sul fatto del giorno e sull'attualità. E allora ho preso quella chiave. Dopodiché, a un certo punto, quindi che la musica abbia buon gioco e buona sorte in questo spettacolo è una cosa che non solo abbiamo cercato, ma abbiamo proprio voluto, certo. E continuiamo così. Poi si unisce ovviamente anche il fatto di scherzarci sopra, senza mai prenderci sul serio, mai. Vai. Vediamo un po'. Metà delle tartarughe del Mediterraneo ha plastica in corpo, ecco perché ne ho viste alcune con le tette. Certo. In Russia Putin non ha avversari, ancora vivi intendo. Avete esordito con alcune battute sull'attualità. Io ho trovato i titoli di alcuni libri vostri di molti anni fa. Flavio, non è stato facile cadere così in basso. Alberto, vedo buio, ma avete anche doti profetiche come cabarettisti? Beh, questo non lo so, però basta guardare quello che succede e fare delle riflessioni a mente libera, senza, diciamo, influenze di nessun tipo o apparentemente di nessun tipo, e se uno si mette a ragionare così a mente libera su quello che succede, non può fare a meno che trarre certe conclusioni che sono quelle a cui siamo arrivati noi, dopo che siano profetiche o meno, questo è un altro paio di maniche, però c'è un'evidenza. Ci si azzecca a volte. Io dicevo, vedo buio perché ho la vaga certezza che usciti dal tunnel che l'umanità tutta di questi tempi sembra aver imboccato, sicuramente riemergeremo in una zona d'ombra. Quindi vedo buio, anticipo. E questo lo dicevo qualche tempo fa. Io chiudo ancora i miei monologhi dicendo proprio buio, che è una chiusura sul pario e un po' l'amarezza di trovare pochi spunti effervescenti in un mondo che sembra sempre più appiattito, e anche senza
parlarci addosso, per carità, però anche nel nostro ambiente sono un po', insomma, la scontatezza, la prevedibilità, ecco, ci piace sorprendere, perché anche la comicità è sorpresa, cioè nell'umorismo la componente della sorpresa è fondamentale. Se io racconto una barzelletta effervescente, bellissima, di cui si sa già il finale, non rido come rido se la sento la prima volta. Per cui, ecco, questo è il tratto, ed è questa iniezione un po' dello spettinare i giochi, dice, di non fare mai la stessa cosa, che è un po' un prendersi in giro, è un po' provocatorio, sta a significare proprio questo, insomma. Quando sono giù di morale, mi guardo nelle mutande e rido. Rido perché finalmente vedo uno che è più triste di me. Flavio, hai chiuso tu lo spettacolo, avete avuto anche l'occasione di alcuni bis. Chiudiamo queste interviste in una maniera un po' irrituale, ecco, non con una risposta dialogata, ma con un momento, un pensiero che sia catartico, oppure di quella che hai presentato come la tua brave art, cioè l'arte di scrivere cose brevi. Vuoi un pensiero di una poesia catartica? Potrebbe essere, l'avevo anche recitata prima, io l'amo molto, dice: torno a casa e ti dico sei la donna della mia vita, ma tu mi dici ti sei ubriacato di nuovo, io ti dico ma amore perché mi dici questo, e tu perché sono tuo padre. Alberto, vuoi proporre un finale anche tuo? Sulla tomba di Gianfranco Vissani, non crematemi, vado leggermente scottato. Grazie, siamo felici di avervi avuti qua per questo incontro dopo 35 anni di amicizia sul palco, e avanti così. Bene, grazie. Grazie. Ciao.